Legonu si avvicina sempre di più l'esordio dell'Italia alla Final Six, le tue impressioni? Ancora non sono sicura di che impressione ho, so soltanto che la nostra squadra si sta allenando, sta cercando di migliorare il nostro sistema e le nostre difficoltà, quindi speriamo di essere all'altezza e di poter fare il nostro gioco così da mettere in difficoltà le altre squadre. Dopo un po' di riposo, adesso avete ripreso gli allenamenti, come ti sembra che la squadra stia reagendo? Molto bene, devo dire che il riposo è servito molto e quindi siamo ancora più carichi di prima. Hai già disputato le Olimpiadi, però che sensazioni hai di giocarti una finale di un torneo così importante come il Grand Prix? Essendo la mia prima volta è comunque sempre emozionante, quindi spero di poter aiutare la mia squadra in modo appropriato e di vincere. Durante il corso del torneo la squadra e anche te siete cresciute partita dopo partita, qual è il tuo bilancio finora? Siamo molto soddisfatte perché il nostro obiettivo era quello di raggiungere e qualificarci per le Final Six, quindi speriamo di continuare a crescere e di raggiungere un altro prossimo obiettivo. E a livello personale, aver chiuso così vicino alla migliore marcatrice del torneo ti spinge a fare ancora meglio? In cosa devi crescere secondo te? È uno stimolo che mi fa lavorare ancora di più, quindi so che devo perfezionare alcuni colpi e magari usare anche qualche colpo tattico, magari in momenti di difficoltà. Il Grand Prix è una competizione che fa stare lontano da casa per molto tempo, ormai è più di un mese, senti la mancanza di qualcuno in particolare oppure... Sì, sento la mancanza ovviamente della famiglia e anche degli amici, quindi speriamo di far bene così da poter raggiungere ancora più felice i miei familiari e amici.